רציתי לדעת איך צריך לקרוא את המאמר הזה, כי הוא מתאר כאילו קרבה מאוד גדולה לבורא, אבל אם אני מרגיש שאין לי מטרה להודות להשם, אין לי מטרה לברך אותו, אני בעצם לא מתפלל. Crediamo di vedere come possiamo leggere questo articolo, che da una parte lui esprime una grande mancanza con il creatore e dall'altra parte la persona sente che non è così vicina al creatore. Qual è la corretta forma di leggere questo articolo? Dice Rav, leggetelo varie volte, vari anni, fino a che la persona cambia e inizia a identificarsi maggiormente con lo scritto. Non ho altro da dire. Io anche l'ho letto, non so, centinaia di volte, dozzine di volte, così come l'altra scrittura. Così è. La Torah funziona nella persona un po' alla volta, cambiandola, e nella misura che cambia la persona si rende conto di cosa si tratta ogni volta meglio, ogni volta meglio. Uno vede come funziona con i principianti quando loro arrivano. Nemmeno possono lavorare insieme. E quando voi pensate sulla Torah, a coloro che credono che possono capire la Torah, quanto loro non possono, perché la Torah è opposta alla ragione di questi signori e possono raggiungerla solamente elevando l'ego, e questo si raggiunge attraverso la luce che riforma, e tutto arriva attraverso lo studio della Kabbalah. Così funziona. Come relazionarsi con l'articolo? Entrate in lui, sommergetevi in lui, una e un'altra volta. Sì? E quindi bisogna aspettare che qualcosa mi influenzi? No, non aspettare, ma lavorare, a leggerlo, allo studiarlo, tutte queste porzioni che i cabalisti raccomandano di studiare, e anche attualizzarle tra gli amici per poter costruire questo luogo perché la luce brilli, che ci cambi. In corrispondenza io cambio e quindi posso vedere quello che è scritto. Tu prendi qualsiasi persona dalla strada, anche se è un professore di ebraico, non capisce quello che è scritto, lui lo interpreterà. Lo interpreterà in accordo a tutti i tipi di preparazioni che lui ha, però questo richiede un tipo diverso di preparazione, una preparazione interna. Il cuore è quello che studia, il desiderio ha bisogno che sia sufficientemente leggero per poter prendere la forma delle lettere. E quindi in questo desiderio uno inizia a sentire la realtà, quello che è scritto lì. Di questo è quello che si tratta tutto, che per mezzo dello studio è come quando lavori con la pasta per fare il pane, la luce che riforma lavora il desiderio in questa maniera, e quando il desiderio inizia a diventare più flessibile, ogni volta più morbido, questo prenderà tutte le forme che il testo indica lui, e quindi tu già non ascolti il testo o leggi il testo, tu ascolti il tuo cuore. Come questo cambia, come questo viene influenzato dalle parole, e questo significa che tu stai studiando la Torah. Così è come le parole influenzano il tuo cuore. Così funziona. E sicuramente ci sono molte condizioni qua per ammorbidire questo cuore, per mettere a morte il nostro ego. Uno è esposto a tutto un tipo di circostanze per poter finalmente, già lo sapete voi, è come se noi strizziamo la roba dopo averla lavata. È la stessa cosa quando uno
spreme il desiderio di beneficio per se stesso, così letteralmente uno spreme questo cuore che sia capace di immergersi nelle acque della Torah. E questo è qualcosa di totalmente diverso. Quindi la persona inizia a sentire che realmente non c'è niente altro a parte che lui, che le acque della Torah riempiono il suo desiderio, e il Creatore è il primo ed è l'ultimo, e è presente in ogni momento. E mentre più uno può al principio annullare se stesso per dare in maniera di dare nel grado di Binah e dopo anche ricevere per dare, quando la persona porta l'Aviut di ritorno a se stesso e inizia a lavorare con il Creatore, essendo sicuro che sta lavorando in linea con il Creatore, tanto è così che non c'è il Creatore primo o che lui è primo, ma che sono uniti. Lì è dove appare l'amore. E quindi non si tratta che uno inizia e l'altro termina. Letteralmente è come uno, indescrivibile. Però questo fondamentalmente è il piacere più grande. Il più grande regalo che il Creatore può dare alla persona. Quello che succede dopo è sconosciuto. Però essenzialmente questa è la correzione.